turismo e offerta sportiva. Oggi festeggiamo, facciamo una bella festa, soddisfazione perché dopo 17 edizioni della coppetta è riuscito a vincerla. Piano piano arriverà la banca a partecipare. Tutto il resto di questa sfilata d'apertura. Partenza, lo ricordiamo, tra poco più di 45 minuti, start alle ore 10:30. Questa giornata straordinaria di sport e di ciclismo a bordo della sua gara. Noi ci teniamo molto a questo messaggio, che crede dove di solito si decide la Coppa d'Oro sulla salita finale, si affronteranno due volte. A seguire i mini ciclisti, la bicicletta di divertimento. Tra l'altro, Ugo, abbiamo apprezzato tantissimo le tue parole alla premiazione della Coppetta d'Oro. Cioè, attenzione, lo saluto subito, il sindaco di Borgo Vassugana. Una folla immensa, uno spettacolo anche ieri. Salvare la vita di A, grazie. E sono quindi tanti messaggi che vengono portati in questa sfilata, al di là di quello che è l'anno prettamente ciclistico della Coppa d'Oro. Sindaco, che colori e che pubblico! I nostri cittadini sanno che questa è una festa di tutta la comunità, per cui rispondono sempre in modo molto energico, partecipano, sono attivi. Questo dimostra che la cittadinanza è anche vicino allo sport, è vicino anche all'amministrazione. Crediamo di aver fatto bene e loro ci danno la mano in questo. Sfida ora il gruppo Avis di Borgo Vassugana e della Bassa Vassugana, del quale la premio d'Italia dei direttori sportivi. Sì, perché crediamo che chi partecipa a una corsa abbia diritto di vincerla anche se viene da un paese straniero. Quindi chi vince, vince. Non è che deve arrivare poi nata e caratterizzata dai nobili e nascosta, caratterizzata dal popolo. Quindi vedete i colori di... vedete i vestiti completamente diversi. Saluto, è arrivato con noi anche Giuseppe Toccante, che per tanti anni, se non erro 25 anni, è stato presidente del Comitato Trentino, un altro amico. Con i canti tradizionali della nostra terra, canti anche scritti e composti in maniera apposita per il bagno, sentiamolo cantare. Organizzatore del TR, sta dicendo che in Francia non esiste una gara giovanile come questa, così bella, così colorata. E quindi davvero viva, 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 viva con questa gara. Dragon Gomez. Il gruppo del Dragon Boat di Borgo Vassugana. Ieri ricordiamo si è svolta la foto di fiume Brenta. Ecco le avvisaglie dei primi corridori delle macchine dell'organizzazione. E quindi tra l'altro dalla 205, anticipato dalla banda civica, che noi potremo informarvi dell'evolversi di cosa succederà in testa alla corsa. Buon lavoro a tutti i membri della carovana. Partiamo da il direttore di corsa che anticipa i primi ragazzi, Firmino Lira. I ragazzi del Veloce Club Borgo, Timo Di Porcelli, Michele Dalagnolo, Alex Zanetti, Andrea Cipani, Daniel Smarzano, Alberto Finora, Martin Orsinger e i campioni italiani sono Enrico Zanoncello, campione italiano in seguimento a squadre e americana, Francesco Toffoli, campione italiano velocità a squadre. Andiamo avanti, Mauro Marchetti, campione italiano in seguimento a squadre e americana, Mattia Cristofaletti, campione italiano a cronometro, Simone Bevilacqua, campione italiano in seguimento a squadre e protagonisti della Coppa d'Oro.
Alberto Cante, che spettacolo! Ah, è una cosa eccezionale, credo che sia unica al mondo, però credo che sia la missione del Trentino, soprattutto di Gorgo Vasciugana. Tra le due gruppi, i bersaglieri in bicicletta con bici storiche dell'epoca e moto e macchina storica. No, non ci può fare. I bersaglieri sono legati al nostro territorio.